ho scelto di fare il servizio, come diciamo noi qui a Sant'Egidio, un po' per caso, un po' perché avevo voglia di mettermi a disposizione degli altri, avevo la necessità anche di fare qualcosa per gli altri. Piano piano, cominciando a conoscere la comunità, ho capito che è stato il dono più grande che potessi ricevere, perché mettersi a fare il servizio insieme con questi nostri amici senza fissa dimora per le strade mi ha fatto riscoprire anche il significato del pregare, il significato del rapporto con Gesù, ma anche il significato del collaborare tutti quanti per raggiungere un obiettivo comune, che è quello di riprendere per mano queste persone e di non farle sentire più così escluse dalla società, così come in realtà sono. Qui siamo nel Buon Pastore, questa chiesa adibita ad accoglienza. Tra poco è un anno che questa chiesa è aperta ed è una realtà bellissima, perché è una realtà nata per vincere l'emergenza del freddo a Roma e che poi, grazie alla lotta di un gruppo di giovani e anche alla perseveranza che ci hanno messo, è riuscita a rimanere aperta ed è stata una cosa bellissima, perché non era mai successo che un'accoglienza per l'emergenza freddo rimanesse aperta. Ci sono state delle persone che sono passate di qua che mi hanno lasciato dei grossi segni nel cuore, soprattutto delle persone anziane, che ho sentito un po' come se fossero i miei nonni. Io non ho più nonni e proprio mi ci sono affidata a loro come fossi sua loro nipote e loro come se io fossi la loro nipote. E tuttora ci stanno persone qua che ci considerano un po' i loro nipotini. I momenti iniziali sono stati belli tosti, perché era tutta un'incognita, non sapevamo quanto poteva andare avanti questa accoglienza. Ricordo il momento in cui stavamo per chiudere e appunto ci dicevano: tra una settimana chiudiamo, però forse rimaniamo aperti, forse riusciamo a rimanere aperti un'altra settimana, forse ancora un'altra. E quindi stavamo qui che non sapevamo cosa dire agli ospiti, dove mandarli, c'erano delle preoccupazioni costanti. Poi è arrivata la notizia: saremo aperti, non ci chiuderanno. E quella è stata, penso, proprio la cosa più bella. A me il Buon Pastore mi ha dato la speranza che non pensavo di trovare, ecco. Perché a volte stare sempre in strada e avere a che fare con persone a volte che scelgono non per propria libertà una vita del genere, fa pensare che forse non possiamo davvero far qualcosa. Abbiamo conosciuto persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. E non è affatto facile, però questa realtà ci ha fatto anche credere che possiamo fare qualcosa di concreto, basta crederci. Le piccole lotte nascono, ecco, tra il compensato, sotto le chiese, tra le strade e tutti insieme, tenendoci la mano, pur se adesso non possiamo, però col cuore sì.